Le rinnovate sale del CAMEC fino al 24 novembre ospitano Disart, dove la disabilità incontra l'arte. In mostra tantissime opere pittoriche, fotografiche, ma anche ceramiche realizzate da ragazzi con una maggiore sensibilità e poi anche laboratori dedicati ai ragazzi delle scuole. Sì, quest'anno è la seconda edizione che trova sede presso il Museo del CAMEC, che è rinnovato grazie anche all'accordo con Fondazione, quindi una sede più prestigiosa. Disart è intanto che l'incontro tra artisti e ragazzi con disabilità che insieme creano nuova arte. È un momento di incontro, di crescita sia per gli uni che per gli altri, è un momento di crescita però soprattutto per la comunità, perché qui si esprimono veramente mani, piedi e cuore dei nostri ragazzi con i nostri artisti cittadini per mandare un messaggio, quello dell'inclusione. È possibile, si può realizzare, iniziative come queste vanno in quella strada. Una settimana di eventi e di laboratori dove quindi i protagonisti saranno i ragazzi. Saranno i ragazzi con gli artisti, ma la cittadinanza che è invitata a partecipare proprio perché si può toccare con mano quello che è Disart, cioè una manifestazione che entra nel cuore della gente e che porta con sé un messaggio di speranza veramente bello. La seconda edizione di un evento importante perché lega l'arte alla disabilità, ma quanto è efficace, quanto è importante un evento del genere, quanto è importante l'arte per questi ragazzi? Allora, l'arte è di fondamentale importanza e lo dimostra tutto quello che vediamo esposto qua, tutti i lavori che hanno prodotto, che poi si declina in tantissime forme, oltre a quelle grafiche anche quelle artistiche, di canto, di teatro, di poesia. Questa è una cosa molto universale nelle persone che hanno una sensibilità maggiore delle altre. Diciamo che questa occasione è importante anche perché ha fatto mettere insieme tante associazioni e noi siamo fermamente convinte che il cambiamento si può fare se le associazioni si uniscono e lavorano insieme. Come nasce l'idea di un evento come Disart? Ma l'idea nasce da come dire, un principio, che è quello della disabilità non più vista, diciamo, come minus e quindi come sottrazione, no? Spesso noi diciamo, etichettiamo le persone come non deambulante, non vedente, non udente. Ecco, quel non, diciamo, messo prima già dà l'idea di una mancanza. In questo caso gli artisti non hanno questo nonno davanti, sono artisti in piena regola ed è bellissimo, permettetemi di dire, ma è bellissimo vedere le persone che sono felici, sono contente di guardare le proprie opere, ma anche quelle degli altri, di commentarle, quindi è un momento di socialità incredibile.